personaggio dello Zoo di 105. Il personaggio. Venne un giorno sotto la radio in mezzo alla cumpa, puzzando come una carogna, come un defunto, come un decomposto. Le sue ascelle hanno rischiato di fare più danni di Hiroshima. Deviano le comete. Eccolo, è lui. Quest'uomo è un giornalista. Lui è il nano di Aosta, ovvero Marco Maredda, che noi ringraziamo per la sua incredibile partecipazione al programma. Ma lavati. Lavati, ti prego. Lavati. Ormai è diventato il giornalista di Aosta News, dove lui intervista i veri VIP. Colleghiamoci. Lo Zoo di 105 presenta Aosta News. Sì. L'altra faccia dell'informazione. E si clona. Ah, inizia l'altro appuntamento fantastico di grande successo con lui, con il giornalista di Aosta, Marco Maredda. Siete pronti? Vai. E allora iniziamo subito con lui. Con lui, sì, lui, Bruno Vespa. Pronto? Pronti? Pronto? Ti metto sul viva voce. Ma chi parla, scusi? Io sono Marco di Aosta News. No, guardi, credo che abbia sbagliato il numero. Molti di noi. No. Poi attenzione alla grande Germano Mosconi. No! Sì? Pronti? Pronto? Ti metto sul viva voce. Pronto? Innanzitutto grazie. Da parte di questo umile giornale piccolino, com'è, chi sei? Ma chi parla? Io sono Marco di Aosta News. Marco di? Io sono Marco di Aosta News. E cosa c'entro io con Marco di Aosta News? Vabbè, allora la prima domanda. Pronto? Guardi che ha sbagliato. Guardi che ha sbagliato numero lei. Vai Mosconi. Hobby ne hai? Ha sbagliato numero lei. Lei ha sbagliato numero. Se ne è accorto? Hobby ne hai? Ma se ne è accorto che ha sbagliato numero lei? Con chi crede di parlare? Allora, questa domanda. No, occhio, lo richiamo. Sì. Ma sono vista tremando la gamba. Allora, grazie. Allora, la quarta, si risponde la terza. Senta, lasci perdere, non faccia il buffone, dai. Dai, Mosconi. Non faccia il buffone, via, eh. Che di buffoni ce ne sono già abbastanza in giro. Non ho ancora, dai, non ho ancora che si aggiunga anche lei, eh. Allora, grazie. Madonna, sto tremando. Io ti ringrazio tanto, sei un grande, siete spaziali. I pirloni come stanno? Io sono Marco di Aosta News. Allora stia a sentire, lasci perdere. Per l'intervista. Allora lasci perdere, lei è un bambinone stupido, lei è un bambinone stupido che anche fa il piccolissimo giornale per le occasioni, hai capito? Vabbè, allora la prima domanda. Io No! Germano! Sì! Germano! Sì! Ha reagito! Non lo so, non ho capito. Non si può ripetere, Leone. Se c'era un bip sopra, Leone, vuol dire che non si può dire. Germano Mosconi versus il nano di Aosta. Sei un bambinone, l'ha scamato subito.